Avevo tanta voglia di viaggiare. Tu mi dicesti vai ed io partì. Son vivo, dissi allora ad una donna. A te, amico mio, pensaci tu. Signore che ci guida per il giusto cammino a motivo del suo nome, sia con voi nelle vostre case e nei vostri pensieri, anche se per il momento camminiamo in una valle oscura. Ecco, questo è un saluto che augura anche una buona domenica a tutti voi e anche per questo video messaggio che ancora per qualche volta trasmettiamo. E con questo saluto desidero ancora una volta restare al vostro fianco per affrontare insieme il passaggio alla cosiddetta fase 2, una fase che avrà il suo impatto naturalmente sociale, ma come credenti dobbiamo pensare anche come riprendere le relazioni della comunità o nella comunità cristiana. E vorrei partire dal Vangelo di questa domenica di Pasqua, quarta domenica di Pasqua, che dice, dal Vangelo di Giovanni, capitolo 10, Gesù disse, in verità io vi dico, chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta è pastore delle pecore. Il guardiano li apre e le pecore ascoltano la sua voce. Egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a esse, e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo, invece, non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo, in verità io vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltate. Io sono la porta, se uno entra attraverso di me sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Ecco, questo è il testo del Vangelo di questa domenica. Allora, come riflessione, ecco, il primo elemento che ci aiuta a situare le parole dell'Evangelista Giovanni è proprio il recinto. Il recinto si riferisce al colonnato che circondava il Tempio di Gerusalemme. Esistevano delle porte, ma anche una porta alla quale si entrava per compiere i sacrifici con tutte le norme di purificazione e soprattutto l'osservanza della legge. Spingere fuori tutte le pecore significava, significa ancora anche per il Vangelo di Giovanni,
liberare tutti i figli di Israele dal peso della legge e dalle norme religiose. Non più dentro quel recinto di fanatismo e di affari culturali e di affari cultuali per mantenere la casta sacerdotale, ma liberi invece di scegliere, liberi di seguire Gesù. Ecco il significato di passare la porta, di seguire Gesù e ascoltare la sua voce. E liberi anche da sottomissioni. E con Gesù c'è questa libertà di scelta che ammette tutte le possibilità per ogni persona, non ci sono esclusioni. Poi c'è l'entrare e l'uscire. Non sarà più considerata questa azione, come anche nei tempi più vicini a noi, una realtà di divisione, i lontani e i vicini, chi sta dentro e chi sta fuori, i credenti e non credenti, i puri e gli impuri, ma una realtà aperta dove le persone maturano, attenzione, una coscienza personale. È un cammino della storia personale che va rispettato. Allora ci viene spontaneo, molto spesso, commentare su chi va a messa o non va a messa, chi viene solo per ricevere i sacramenti o per un funerale. Dall'altra parte c'è anche chi dice che crede, però spunta poco le porte della Chiesa, o addirittura chi ha qualcosa contro i preti o contro qualcuno. Ecco, la novità che Gesù è venuto a dirci è che il Vangelo è per tutti. È anche una verità che il Vangelo sottolinea molto fortemente, dicendo: in verità vi dico, ecco, espressione che indica qualcosa di importante che Gesù sta per dire, è proprio questa esperienza di coscienza personale. Gesù non va a fare proseliti, ma vuole esperienze di coscienza personale, che dà la libertà di scegliere in qualunque momento della vita. Non è così facile da accettare, perché significa superare anche e ancora la mentalità proprio del recinto, dentro la Chiesa. Tu sei dei nostri e tu non sei dei nostri. È stato un dilemma anche per le prime comunità cristiane, questo non è soltanto di oggi il tema. Quando cominciarono ad entrare proprio a far parte della Chiesa, chi non era ebreo? E rimane un problema anche oggi, perché non è solo la questione religiosa che viene coinvolta, ma anche la stessa sociologia che studia i comportamenti razziali, le abitudini e le culture. E guardate che queste sono delle vere e proprie sfide culturali. E con una mentalità tecnologica che abbiamo, con maggior difficoltà possiamo anche, per certi aspetti, affrontare questi problemi. C'è chi si è scandalizzato, per esempio, per la celebrazione in San Pietro durante il Sinodo dell'Amazzonia. Se non sbaglio non era tanto indietro con i secoli, era stato nel 2019, no? Dove c'erano state delle celebrazioni, no? Con i segni culturali, no? Di un Vangelo vissuto da comunità indigene. Ma questo non è niente. In noi spesso c'è la tentazione di catalogare molte persone, e l'epidemia del coronavirus ce lo fa notare ancora di più. Ma vorrei partire da tutta questa miseria culturale alla fine, perché
infatti anche tutto questo momento che stiamo vivendo è una miseria culturale e spirituale, per invitare tutti a ricominciare con nuove speranze e direi anche con una fede più libera, più personale e meno di abitudine, più popolare e meno istituzionale, più evangelica e meno di struttura, più accogliente e meno fatta di categorie. Ecco, i profeti di sventura che alimentano il fumo di Satana, l'espressione della, che era venuta nei discorsi del Concilio Vaticano II, sono proprio quelle correnti rigide, fanatiche, tradizionaliste anche dentro la Chiesa, che vengono finanziate da corporazioni internazionali, da gruppi di potere che influiscono anche sulla nomina dei vescovi, quindi pastori non secondo il Vangelo di Gesù. Dall'altra una Chiesa che sarà nei pascoli di Cristo solo quando si libererà dalle gestioni economiche e dei patrimoni. Una Chiesa povera e dei poveri. È tutto un progetto, è tutto un programma, non è che adesso questo slogan dica tutto, è da cercare insieme, che sono i segni dei tempi che in questo tempo anche di assenza di liturgie forse ce lo fanno anche intendere o capire. Una Chiesa povera dei poveri, e allora saremo anche più liberi nella parola, liberi nella preghiera, liberi nella testimonianza. La Chiesa non sarà un'associazione di beneficenza o una ONG dove ci si conta e poi anche quanti soldi entrano e poi succedono gli scandali, sono successi anche nella Chiesa, ma dovremmo sempre più evitare. Cari cristiani, a tutti i battezzati, a chi frequenta il Tempio e a chi non lo frequenta, entriamo in un dopo, entriamo in un dopo che non è di passaggio, ma di attenzione e di sollecitudine, di ascolto e anche di spogliazione. Nei prossimi anni molte chiese e parrocchie saranno chiuse, anche per l'impossibilità economica di sostenerle. I funerali che oggi celebriamo in 5-10 minuti probabilmente diventeranno anche forse regola, non solamente per la scarsità di sacerdoti, a meno che lo Spirito non susciti qualche altro ministero. Ma fuori dalla porta del recinto c'è un nuovo pascolo. Ecco, vorrei che entrare ancora di nuovo nel Vangelo. Fuori dal recinto c'è un nuovo pascolo. C'è un pastore che conosce le pecore, che riconoscono la sua voce. Vi invito allora alla riflessione, tutti, davvero tutti, anche coloro che si sentono ai margini o considerano la Chiesa a loro marginale. Abbiamo bisogno della parola di tutti e dedicare questo nuovo tempo all'ascolto. E guardate che non sarà facile, perché il mondo è avvolto da una grande nube di indifferenza, anche nella Chiesa. Chiediamo anche a Maria che continui a pregare con noi e per noi, non solo per le epidemie, ma per crescere nella coscienza personale. Oggi preghiamo per tutti, per coloro che vivono fisicamente vicini e gli altri. Preghiamo per la maturazione della coscienza personale. Preghiamo per i nostri paesi, del comune a cui apparteniamo. Preghiamo per le nostre comunità ecclesiali. Preghiamo per chi soffre,
Preghiamo per i cristiani nel loro sacerdozio ricevuto con il battesimo, per coloro che hanno ricevuto il ministero sacerdotale come servizio della Chiesa. Preghiamo per le autorità e tutto il mondo. E infine preghiamo anche per i defunti. Facciamo un momento di silenzio solamente per unire la nostra preghiera a queste preghiere e intenzioni. Adesso insieme annunciamo che Dio è un Padre che è presente nonostante le nostre debolezze e anche i nostri rifiuti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ah. Maria, Madre della Chiesa, prega per noi e con noi. E vi benedica Dio sempre buono e fedele nella sua creazione, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ah. Buona domenica a tutti.